GF VIP 7, volano stracci tra Nicole Murgia ed Anna Sabersbotta, preoccupati di non picchiare gli uomini, non di me. Se il buongiorno nella casa del grande fratello VIP si vede dal mattino, sarà sicuramente una puntata infuocata quella vedremo fra poche ore su Canale 5. Nelle scorse ore lo scontro fra Dana Saber e Nicole Murgia, entrambe in nomination insieme a Nikita Pelizzon, ha tenuto banco fra tutti i vipponi, che sono rimasti a osservarle mentre le due facevano volare stracci. E neanche tanto puliti. La modella di origini marocchine non gliele ha di certo mandate a dire all'attrice romana. Anche io ho chiesto scusa. Non ho detto testa di C. Io non ho detto parolacce. A differenza vostra io ho un linguaggio di educazione, non dico parolacce. Anche i concetti che ho ricevuto sono brutti. Punto sempre il dito su me stessa, quando vengo attaccata rispondo giustamente. Ma ho sempre affrontato nel mio modo. Tu da quando sei entrata qua fai sempre il ruolo della gallina. Ti sento sempre parlare degli altri dietro, sento tutto. Non ti ho mai calcolata, non so neanche della tua esistenza, chiedo pure scusa a differenza tua. Vivo dentro questa casa, non vivo fuori. Ci sono modi e modi. Io affronto le cose con il mio modo migliore. Sono me stessa. Non ho nessun problema a prescindere. Ti dico semplicemente che ci sono modi e modi di affrontare le cose. Le cose a volte sono così false ed è palese che uno dice ma è tutto normale, tutto surreale. Da questo si valutano le persone. Non sono affari tuoi. Rosichi perché io dormo. L'hai ripetuto 100 volte. Fatti gli affari tuoi. Ti fai sempre quelli degli altri. Io parlo delle tue storie e tu parli delle mie. Per quanto ci possano essere modi e modi, quello che tu hai detto quella sera quando stavamo in sala nomination è una roba. Non è una giustificazione. Cosa ti ho detto? Sono venuta a chiederti della trousse. Sei partita a mille. Dici di autoesaminarti. Tu non ti autoesamini. Punti il dito e poi dici che viene puntato contro di te, ma non funziona così. Fidati. Il tuo problema di base è che non ascolti nessuno. Sei nervosa e vuoi avere ragione. Di cosa ti devo chiedere scusa? Hai attaccato tu a me. Tu fai come ti pare. Se vuoi avere ragione per forza. Allora hai ragione. Tu rigiri le cose e l'hai già fatto. Come l'altra volta nella discussione della pasta. Come con la trousse. O il giorno che mi hai nominata in Superlead dicendo una cosa ignobile. Sai qual è il tuo problema? Tu ti mascheri dietro il fatto di essere una persona buona. Una persona di valori. E tu attacchi me su una storia che non ti riguarda e di cui tu, nella tua grande solidarietà femminile di cui parli, hai zero. Dopo quello che hai detto quel giorno, non avrei dovuto più rivolgerti la parola. Sono stata l'unica in mezzo a tantissime donne a dirti buongiorno, buonasera. Tu sei piccola così. Că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar